In questo secondo turno per le presidenziali slovacche resta la favorita Susanna Čaputová, l'avvocatessa delle posizioni liberali. Con oltre il 40% dei voti al primo turno potrebbe essere la prima donna a diventare capo dello Stato del Paese. Avvocatessa specializzata in temi ambientali, Čaputová militava nel Partito Progressista Slovacchia, di cui era vicepresidente quando un anno fa venne ucciso il giornalista Ján Kuciak, fatto che la sconvolse facendole fare un passo ulteriore in politica per combattere la corruzione, suo cavallo di battaglia durante la campagna elettorale. L'avversario, il commissario europeo Maroš Šefčovič, ha ottenuto più del 18% dei voti al primo turno, facendo una campagna elettorale incentrata tutta sugli aiuti alle famiglie, sull'irrobustimento della politica industriale e del settore agricolo. Il risultato si conoscerà già in nottata. In Slovacchia l'elezione diretta del presidente è stata introdotta nel 1999.